chiudere la sua carriera. Martinello, quante stagioni ha vinto lei? 28, Alessandro, 28, insomma sono il corridore italiano con il record in questo tipo di manifestazioni, ma al di là di questo, insomma, il numero uno a più, una meno, poco cambia, insomma, nel palmarès di un ex, però insomma la attenzione, posizione... attenzione, caduta, e proprio coinvolti Paolo Bettini e Luke Roberts. Paolo Bettini è fermo a terra in questo momento. Paolo Bettini fermo a terra, si rialzano naturalmente anche tutti i componenti di questa americana. Paolo Bettini fermo a terra, brutta caduta questa di Paolo Bettini. Luke Roberts sembra cosciente, Paolo Bettini è steso in questo momento a terra, comunque appare cosciente, almeno questa è la sensazione. I medici prontamente si sono portati su di lui, e certo questo è un brutto colpo per lui naturalmente, per la stagione, ma prima di tutto pensiamo a lui, alle sue condizioni. Paolo Bettini viene subito medicato, gli viene tolto il caschetto, gli viene applicato il collare, però non sembra abbia perduto conoscenza, Martinello. Ma in effetti lui, insomma, sembra lo shock, insomma, dell'impatto iniziale che chiaramente subisce chi subisce un incidente, chi tocca il terreno in modo brusco, in modo forte come è toccato a lui. Purtroppo è chiaro che una stima dei danni, tra virgolette, insomma, la si potrà fare tra un po'. Che brutta caduta, una sorta di salto mortale nel vero senso della parola, probabilmente scivolato, almeno questa è la ricostruzione. Jaroslav Popovic proprio nel tratto di curva più ripido, 54 gradi la pendenza. Sì, 54 gradi, è scivolato, si è perso aderenza alla sua ruota posteriore. Popovic, no? Popovic, sì, in quel momento sopraggiungeva il gruppo che tra l'altro era impegnato in uno sprint degli ultimi giri appunto di questa americana, e purtroppo c'è stato un incidente, insomma, che ha coinvolto anche Paolo Bettini e anche Luke Roberts, che è un altro atleta importante australiano che abbiamo in gara, che è il compagno di coppia di Filippo Pozzato. Comunque ripeto, è cosciente, questa è la sensazione, è cosciente Paolo Bettini, e viene portato in barella, adesso portato in ospedale. E poi da qui a tra poco, insomma, sapremo quali siano le sue condizioni. Cosa prevede il regolamento? Che per 36 ore ci sia una sorta, come dire, di neutralizzazione, no? Per un corridore coinvolto in una caduta. Assolutamente, l'organizzatore, il direttore dell'organizzazione può tenere neutralizzato un corridore al massimo per 36 ore, dopodiché bisogna decidere se ci sono le possibilità naturalmente di ritornare in corsa o di ritirarsi definitivamente. Insomma, mi auguro che il tempo che il regolamento consente in questi casi sia sufficiente per recuperare una efficienza che gli possa consentire di arrivare fino a domenica. L'applauso del pubblico naturalmente tributato a Paolo Bettini, che ripeto continua a tenere gli occhi chiusi ma appare cosciente. Comunque i medici con molta serenità, molta tranquillità stanno portando Paolo in ambulanza, e quindi trasportato proprio in ambulanza in ospedale. C'è un bel... già un bel numero di spettatori, comunque di addetti ai lavori. Ho parlato di una modernità, no, di questa stagione di Milano, che probabilmente non si aveva fino all'ultima edizione, quella di 9 anni fa, insomma, con questa musica così alta, con luci quasi psichedeliche. È una ricerca anche proprio di andare verso il futuro. Ma è un format che io, insomma, ho potuto imparare nelle mie esperienze all'estero, soprattutto in Germania, dove c'è un po', diciamo così, c'è una